sicuramente dire la sua, però insomma è leggerino, guarda, saranno 85 kg. Almeno 80 kg, dai. Sì, se mangia l'anzo Natale. Oh, su se vai, si vende, aiutalo! Buttare fuori un pezzo alla 90 e no, dai. Non ci riesce. Sì, ma qua però stai vendo, l'ho fatto una cappellata. Eh sì, è già. Oh, attenzione, che metti io! Bravo, Stefendio, distruggi! Scappa, scappa, Stefendio! Dai, Stefendio ce la può fare! Scappa. È l'ammazza giganti, sono tutti giganti qui, Punta il panti su Mr. P! Oh, Mr. P non si butta fuori, eh! Già! Facci caso, quelli più tecnici che Mr. P e Nicolò sono quelli più difficili, ma perché okay, metto... Vabbè. Però avete un'altra pasta proprio, un'altra categoria. C'è un Godzilla. Guarda! Senti no. L'ultimo dell'Old School, adesso sono tre dell'Old School e tre normali. Normali. Stai vendo Jack Punk e Mike Hammett. Oh, Andrea, Andrea! Addio, no. Stai vendo? No. Aiutate, no. Aiutate! No! Ma è che mezza sta buttando fuori un altro pezzo da 90. Ce l'ha fatta. No, no. Ma Andrea, i due soldi di gloria sono finiti. Vabbè, poi ci sarà anche Emission Chamber, eh. E me questo... Oh, Andrea. Oh, guarda Nicholson, guarda Nicholson. Lo butto. Oh, no. Non vuoi uscire. E cazzo si va a ringa, attenzione a Snagon. Oh, c'è quanti su The Snagon. Buttatelo, Alleanza, Alleanza. Alleanza, no, non te la fai. Guarda anche Jack Punk su Slagon. No, stavolta mai ti va fuori, eh. Comunque Slagon si è rischiata, Emmett. Alleluia, alleluia. I due della scusa si sono alleati però, eh. Nicholson e Mr. P. Vendetta per Slagon. Oh, Slagon, attenzione! E che dove sono rimasti ora? Robby e Fresh. Vabbè. KGD. KGD. Sì, uno che ha lottato molto poco. Gunner Colt anche. Ah, TD. TGE e Gunner Colt. C'è anche Martin Johnson. Oh mio Dio, tutti i runner da WS sono giovani. Quelle macchine non ce la slegano, ancora su ring. Sì. Occhio mi sapire. Tutti giovani su ring, eh. Oh, attenzione, Jack Punk fa il colpaccio forse. E che GD pure, eh. Jack Punk su Slagon e scivola. No, scivola. Marco, guarda come sulta. Sì, il GD che è un po' la coppia di Roxxon. Sì, in pratica. Oh, che GD ci saluta, Andrea. Che GD è Mr. P, ma non Mr. Pianco. Oh, Jason. Oh, Jason, ecco un altro. Io tipo per due adesso, eh. Anch'io. E adesso, attenzione, se buttano fuori Andrea. No, Paul. Perché? Te la devi prendere con Mr. P che stava alle corde. Andrea, Paul Jason. Cioè, sarebbe proprio 3 anni dalla morte del fratello, eh. Eh sì, a me era veramente destinato. Attenzione, sniper da parte di Jack Punk. Oh, entra il numero. Numero 32, vediamo chi sarà. Nicholson, uscire da poco. Attenzione, Martin Johnson. Martin Johnson con il numero 32, Andrea. Beh, oh, 3 leggeri e 1 massiccio. Io spero, cioè, sarei contento se non dovessero vincere o Paul Jason o Mr. P. Eh già. Anche Martin Johnson forse. Però non lo vedo così vincitore. Oh, Paul sta rischiando molto. Paul sta rischiando molto. E io vedo questi due si sono affrontati verso il Mania l'anno scorso, eh. Eh sì. Oh, oh! Che punk! Ah, va bene, va bene. Bravo Martin. Non ce l'ho con Punk, ma è giovane. Oh, ma Mr. P! No, incredibile! Martin Johnson e Paul Jason. E chi è il numero 33? Mr. P, Paul Jason e dimmi a Mr. P. Gunner Colt, Andrea.
Si hanno accorto. Attenzione, forse pure Martin Johnson. Eh sì, anche Martin. Incredibile. Martin Johnson da Puget. Questo è il picchiatore, Ben Scott, numero 33. C'è anche Ryan Murphy ancora, eh? E Victor Orton. Garnet Colt. Oh, Body Slam. Sì, è molto bravo lui. La sua manovra finale è molto bella. Lo Street Diploma. Diploma delle strade, no? Numero 34. Quindi rimangono Robby e Fresh, Victor Orton. No. Hai detto prima Ryan Murphy. Poi forse una, non so, l'avevo detto pure un altro, però Gufo. Gufo. Oh, attenzione, numero 34, Andrea. TG. Buttatelo fuori, buttatelo fuori, che ha già fatto lo Sean Figli, no, stavo dicendo TG, buttalo. No, 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 no! Che ha detto? Cosa ha fatto? La Rumble dei Buchi. Non ci credo. Mi stanno sfondando un altro Rumble. E adesso è una bella sfida tra il sudafricano e lo statunitense. TG buttano l'angolo. Forse lo fa fuori. No, no, TG, coriaceo. E lo butta fuori, no, TG. Oh mio Dio. Andrea, 35. Robby Fresh. Sono curioso di vedere Victor Orton e Ryan Murphy adesso. Cioè, perché gli altri non vedono. Avevano anche la rivalità i due. Manca Gufo ancora poi. Gufo, Marty. Victor. Oh, Robby Fresh supera le spalle di DG. Gufo, Marty, Marty, Victor. Gli altri due. Supera proprio vicino. Non ho proprio idea. Staremo a vedere. Oh, Gregory Fletcher. C'è Gregory Fletcher ancora, numero 40, vai! No, vai a mentre lui. Volte sì, in coppia i due. Robby e Fletcher, grande corso su TG. Eh sì, deve dare, è bene adesso. Se lo buttate subito fuori, buttate. No, 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 vincitore della Rumble. Allora, andiamo presto al meglio, vai Gregory. Sì, esatto. Bene, è uguale. Va bene, TG va fuori, almeno non si vanta, sennò proprio già. Ricordo. Robby e Fresh. Per me la vince Robby e Fresh. Vai Fletcher, buttalo fuori anche Fletcher. No, no! No, resiste, fai la WrestleMania. Resiste Robby, sì Robby, Gregory. No, dai che ce la fa, dai che ce la fa. Victor Orton, dico. Per me è Gufo. Gufo, ti ha azzeccato. Vabbè, il prossimo è Victor, dai. Cioè, Cicco si ha manipolato qualcosa. E se fosse Cicco? No, non me la gira a me. Gufo. Oh, oh, Fletcher! Dai Fletcher, vai a WrestleMania! Butta fuori Gufo! No, dai, se fa prese bene ce l'ho pure io, però a me dai! Dai, no, bene, oh, bellissima! Oh, forse fuori Garnet Cole! No, Garnet, magari non ti piace, è solo che da poco è qui! E infatti esce! Infatti esce! Quelli che piacciono a me! Oh, mossa di coppia Mr. Gufo e Robby! Robby lotta molto di coppia, di squadra! E secondo me è una buona strategia Andrea fino adesso, eh? Eh sì, è vero. Attenzione, fuori Gufo, no! No, no, no! Guarda Fletcher in fuori! Per poco! Prego, Matti! 38! Ed ora manca Victor Orton e un altro! E chi è? Non lo so, mi sfugge, sai? Oddio, chi è? È fine Andrea Rosser, eh? Può essere fine! Quanti sei Matti? Fa fuori Gufo! Matti fa fuori Gufo! Fletcher fa fuori le Fresh! Speriamo più una seconda! Mi sa il tuo sogno si avvera. No, dai. Bene, bene, bravo. Fletcher, dai, Fletcher. Ma Ryan Murphy non è più dell'Universo di Salsa. Cioè, non si capisce. No, infatti non. Infatti è bello però che si vince lui, eh. Eh sì. Però Mr. Gufo sarebbe la reincarnazione, dai. Che mo!
mossa la parte di vista. What the fuck you? Ma fin qua stavo inventando un altro modo per ringare. Victor Orlotto. E allora? Il quantissimo è una sorpresa. Victor Orton, che ha vinto la Rumble di Samus. Ma amoroso, gente. E beh, adesso Victor Orton e Mr. Guru comunque sono due nominati. Ma che poi che... No. Sì, sì, bravo Robby. Andrea, il quarantesimo, tutti in attesa. Qua Guru, attenzione! Fanno il suo bomb! Bomba, bomba! Bravo lei a Murphy! E i due non si amano sono di certo, sono tutti tranne Robby di Fresh, sai? Sì, Murphy e cosa? E Victor, non siamo. No. Ricordiamo poi. Una fai da lunghissimo, quindi mezza sì. Disaster. Poi il nome dell'Epes. Oh, attenzione Victor, no? Forse fuori Gufo. Un fanatico anche per Murphy. Oh. Yeah. The Apocalypse! Oh mio Dio! Attenzione, l'ultimo nome! Oh mio Dio, il ritorno! Come l'anno scorso! Il ritorno! The Apocalypse is here! No, non ci credo. Andrea, The Apocalypse è qua, Andrea. E se oh mio, guardalo, che... guardalo! Ha cambiato... Dipagrito! Dipagrito, si è alzato. Eh sì. Attenzione, forse fa di Robby. Oh mio Dio, Robby va fuori, forse. Sì, Robby va fuori. E adesso... sono... Bel nome, beh, Ryan Murphy un po' di meno, però sembra un bel nome. Apocalypse, Victor, Gufo. Ah, di Face... Gufo. Gufo e Victor. Apocalypse, un cheater, ancora credo. Non sapremo, non e Ryan Murphy anche è un cheater, non si sono il... Infatti perché no. Non so se Ryan Murphy faccia ancora effettivamente parte degli Universal Disaster. A parte che se meglio ha detto un Face. Sì, appunto. Oh, oh, Apocalypse, va a fare il botto qua, buttando... No. Ricordiamo che è campione, anche. Chi? No, poi Murphy! Murphy fuori. E adesso sì, Andrea che si decide a Rambo. Andrea... Andrea Gufo, Victor Orton. Tyler Wind, Sidewalk Slam. Mai visto una roba simile. Io però vorrei, vorrei che vincesse il Gufo. Doppio anche io! Che io, sì, siamo là. Oh, Gufo! Rischiato. Oh, Raniazio! Si lotta, Andrea, si lotta. Tutti contro tutti. Adesso non ha... Oh! Ma il botto a botto è più forse. Tu immagini buttare tutti e due fuori insieme? Ma devi stare attento perché... Oh, ancora! Ancora! Ecco, ma si alza! Attenzione, è l'immagine emblematica, Andrea. Ricorda per sempre. Uno di questi tre... Andrà nemmeno l'evento di Preste Merda. Che sono comunque tre grandi nomi, eh! Oh, attenzione! La moda che sono fuori! Ricordiamo che il campione... Questo è Gufo! Non ci credo! La moda! La moda che sta fuori! Gufo Victor Orton! Il sogno di due face! Il sogno di due face! Incredibile! Finalmente un vincitore decente! Pure con Torre, anni fa. Sì, sì, anche... Ah, è vero, anche Torre ha vinto. Giusto MBD, diciamo, potrebbe essere... Oh, Mr. Gufo! Attenzione, mi salgo qua, se la rischia. No, attenzione, non ci credo fuori Victor Otto. Victor qua, no, bravo Victor, resiste. Bravo Victor, ancora, attenzione, ancora. Oh, Victor! Che calcione. Fuori troppo! E sta avvicinando alle corde, ed è avvicinato alle corde. Mi salgo, deve solo buttarlo via, mi salgo, lo deve soltanto buttar via. No. Niente da fare, bravo Victor, a evitare. Bravissimo Gufo qui. Match a 5 stelle. Allora, il Rumble migliore che abbiamo mai visto. Mamma mia ragazzi. E chi è? Erano tanti, attenzione! Gufo! Lo prende! Attenzione no! No! Victor! Sta fuori! Victor è fuori! No! No, niente se da lo fare. Prendeva era finita per sì. Victor. No, comunque sono vincere un'altra Rumble in.. In un anno, sì. Sì, alla fine. Comunque sono il numero 37 e 39, non ci abbiamo preso per niente. Però 23, più 7, però tu hai detto 16, ho detto 23 e fanno 39, quindi vince Victor Orton. Andrea, io spererei che vinca, sarebbe bello, no? Perché alla fine durava due mesi, cioè due mesi, due minuti. Se lo meriterebbe, se è vero. È vero, però Victor Orton non va giù, è forte è Rumble. Oh, backbreaker, backbreaker. Bello questo finale. Combattutissimo. Vuoi vedere il kitchen sink in contatto?